Radio Notte Stereo. A mente fredda. Commenti sulla partita dell'Avellino. Dell'Avellino, buonasera. Turno infrasettimale per l'Avellino e un altro pareggio. 2-2 a Catania per i Lupi. A questo punto la situazione è critica. Nonostante insomma il Bari abbia pareggiato, ma ha pareggiato contro un grande Foggia, ma comunque il Catanzaro si è ripreso bene e anche il Foggia stesso, pareggiando a Bari, ha fatto capire che comunque è una squadra che ha delle ambizioni e ben precise. A noi questo non si è capito ancora, non si è capito ancora quali sono davvero le ambizioni dell'Avellino. Si va di pareggio in pareggio, la proprietà che non riesce insomma a prendere delle decisioni concrete, vuole esonerare l'allenatore, non lo vuole esonerare, Braglia rimane, però insomma fa sempre quello che dice: io sto qua, sto per allenare, poi insomma vedete voi. Insomma tutto questo io non penso che faccia bene all'ambiente. Per adesso andiamo, dopo questa insomma mia disamina, andiamo alla partita con Pietro De Concilis. Che partita hai visto e cosa insomma ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto dell'Avellino? Mi è piaciuto l'approccio dell'Avellino, perché la partita era iniziata bene con l'Avellino che ha provato a proporsi in avanti, poi un gol a freddo al settimo minuto sul primo tiro in porta, su un'ennesima ingenuità che si poteva evitare, una respinta corta di Forte, abbiamo preso questo gol un po' a freddo. La cosa buona è che non ci siamo disuniti, però ancora poco in fase propositiva davanti, la squadra fatica a segnare su azione, abbiamo realizzato altri due gol su palla inattiva, continuiamo ad essere sterili là davanti. Mi prendo di buono soltanto la reazione, il fatto di aver rimontato due volte a Catania, cosa che difficilmente ci è riuscita in questi anni, continuiamo a non vincerci da 73 anni, quindi è un campo tabù, lo sapevamo, anche la situazione del Catania non aiutava, però detto questo affrontavamo un Catania in difficoltà, non solo dal punto di vista societario, e contro una squadra che obiettivamente ha fatto poco contro di noi, abbiamo regalato sostanzialmente due gol in due situazioni evitabili entrambe, e con la classica superficialità che ci contraddistingue in queste prime settimane. Davanti però un Di Gaudio completamente assente ieri sera, Canute che è stato la spina del fianco della Catania, che poi si fa espellere commettendo un'ingenuità, ecco. Mi prendo di buono il primo gol di Plescia, però non mi prendo di buono sicuramente il risultato. Il settimo pareggio in 10 partite non può soddisfare sia società sia ambiente. Dopo saremo al telefono con Vincenzo Moretti, quindi preparati una domanda per il nostro boom boom. Alessandro Clemente, al di là della partita, mi fai una panoramica insomma di questa situazione, il tuo pensiero, il tuo punto di vista, che sia critico come... La panoramica è che sinceramente questa squadra non riesce ad esprimersi, a dire la sua, a carburare, e in un campionato così modesto, con i proclami, con il modo in cui è stata costruita la squadra, sicuramente siamo molto ma molto indietro. La squadra fatica soprattutto, come diceva Pietro, nel trovare gol. Fatica soprattutto negli atteggiamenti, secondo me, perché è una squadra che è sempre seconda sulla palla, una squadra che sulle ribattute, basta guardare i gol che prende, una squadra che non è reattiva, è normale che poi deve faticare, e in Serie C devi lottare e sudare per riagguantare il risultato. Questo dipende secondo me molto dal carattere della squadra. Per quanto il pareggio di ieri possa essere visto come un segno di carattere, per me non lo è, perché sinceramente la squadra costruita come la nostra, che fa due pareggi, analizzando un po' più globalmente, con l'ultima in classifica, con una squadra quasi fallita, e fa 7 pareggi in 10 partite, c'è qualcosa che non va a livello mentale, e dovrebbe sbloccarsi, dovremmo crederci di più, osare di più, essere più umili, perché
mi sembra che siamo anche poco umili in campo. Una squadra che corre solo quando vuole lei, che alla prima difficoltà sbaglia un'innumerevole quantità di passaggi, che sbaglia tutti i calci piazzati, che ha atteggiamenti di superficialità, che sulle ribattute non ha la fame necessaria per spazzare via la palla, per arrivare prima sul pallone. E quindi quando poi fai questo arranchi, fai fatica, e per quanto possa essere ieri stata una squadra un pochino più viva, almeno nel gioco, insomma, ha provato lei a proporre, però tu, come vengono in area nostra, fanno gol e questo lo paghi. Ok, Pietro De Vancilis, Moretti, Silvestri è stato beccato, tutta la squadra sono stati insomma indicati come mercenari, lui ha risposto. Che cosa ne pensi della ribattuta insomma al pubblico di Silvestri? Beh, lui difende il gruppo, difende Braglia, ieri è stato un ottimo avvocato difensore di un tecnico che in queste settimane è sembrato sempre più confuso, anche un po' rassegnato, questa è la cosa che più mi preoccupa. Quasi come se fosse lui il capitano. Sì, sì, ma non è neanche questo che mi ha stupito in particolare, è il fatto di vedere Braglia rassegnato quasi al suo destino, come se già sapesse che prima o poi questa ghigliottina, appunto, quello cada, che io dicevo all'inizio, cada da un momento all'altro. È normale che la pressione ad Avellino ci sia, lui ieri ha lamentato anche un massacro nei suoi confronti sin da inizio campionato, poi ha detto: io mi sono permesso soltanto di perdere, non ho fatto altro che perdere a Viterbo contro il Monterosi e poi è venuto giù il mondo. Ecco che insomma tante cose vengono al pettine, ma soprattutto tante cose non si spiegano, perché se vieni ad allenare ad Avellino e già ci sei stato un anno, non puoi permetterti neanche di pensare determinate cose, perché sai già qual è l'ambiente e sai già che se la società a giugno, il 16 giugno in conferenza stampa di fine inizio stagione ha detto dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, significa o vincere il campionato o arrivare almeno secondi da soli, quindi se stai facendo, hai fatto 13 punti in 10 partite, la dicono lunga su quello che è stato il tuo rendimento finora come squadra e come tecnico. I tifosi oggi hanno beccato anche forte, le trovi giuste quelle accuse? Io penso che il tifoso ha il compito di sostenere e di stare vicino alla squadra sempre, però ovviamente ci sta anche che siano spazientiti, che ci sia un po' di malumore, che ovviamente si prende un po' di mira chi commette qualche errore e poi è nell'indole del tifoso un pochino prendersela così. Ma il discorso, io non mi soffermerei a prendermela coi singoli, perché è un discorso globale, non si tratta di forte, è una squadra che non è in fiducia, è una squadra che alla prima difficoltà ovviamente viene fuori anche con gli errori dei singoli, perché è una squadra che non crede in quello che fa, che non so se non crede più nell'allenatore, che la società non dà un segnale forte, anche con la bagarre che c'è stata del cambio di allenatore, ma tu devi essere presente. Innanzitutto io inizierei con il limitare un pochino i social da parte della società, da parte anche degli stessi calciatori, che probabilmente qualcuno non ha capito ancora dove sta giocando. Nel senso che non devi farsi trascinare sui social, ma no, secondo me sono una fonte di distrazione se usati male, quindi in questo momento è meglio stare zitti e pedalare. Questo sei d'accordo? Ci sono dei limiti, perché sei un professionista, sei esposto più di una persona normale e come diceva Alessandro giustamente, c'è l'effetto boomerang. Esattamente, si possono essere nocivi. No, io non sono per il divieto assoluto, perché i social ormai fanno parte della nostra vita e quindi no, ma io non parlavo di divieto, certo. Però soprattutto in un momento in una piazza come Avellino, in questo momento è meglio limitare, esatto. Ma il segnale deve arrivare dalla società, okay. Perché se tu dai l'esempio che tu parlo di determinati atteggiamenti di persone che vivono la società, che vivono lo spogliatoio, è normale che un calciatore poi si sente autorizzato a condividere qualsiasi cosa e passa un messaggio sbagliato, ma non perché non possano farlo, però in un momento del genere è meglio stare zitti e pedalare. Sono d'accordo, ad esempio tu già stavi facendo riferimento a Plescia, ma io mi riferisco a Plescia perché io sono stato contentissimo del gol. Se tu mi metti una storia che hai preso 6,5 ad Andria col Corriere dello Sport, fai questa cosa qui, significa che tu non hai capito dove stai giocando. Allora rispondimi in campo, tu hai fatto un gol in 10 partite, sei il centravanti dell'Avellino in Serie C, rispondimi domenica, me ne fai due, allora poi sì. Si è parlato tanto anche della sua foto al Barbera con l'amico. No, vabbè, ma ma questo ci può stare perché ormai fa parte della vita, ragazzi, di tutti i giorni. Ma io mi riferisco soprattutto alla prestazione che lui ha voluto sottolineare ad Andria quando è stata una partita negativissima. Di tutti.
Chiedo scusa, adesso se la regia mi mette in onda con Vincenzo Moretti. Parleremo insomma con un ex che ci ha dato tante gioie, tante soddisfazioni, una grande promozione, ma soprattutto dire ex insomma non è il caso, perché Vincenzo è sempre legato molto ad Avellino. Segue tanto, E segue tanto insomma le nostre sorti. Pronto? Vincenzo Moretti, buonasera, Radio Notte Stereo. Buonasera a tutti. Dunque Vincenzo, è un momentaccio dell'Avellino. Sento un ritorno al telefono. Adesso? Pronto? Vincenzo, forse sei... Pronto? Pronto. Mi senti? Okay, adesso non lo sento più, però va benissimo. Non mi senti bene? Non benissimo, non proprio limpido, però riesco... Va bene, comunque un brutto momento per l'Avellino, forse troppi pareggi magari, e la squadra non riesce mai a dare quella zampata insomma per essere quella squadra vincente che tutti gli avellinesi e D'Agostino per primo vorrebbe. Tu che ne pensi? Ma quella di ieri è stata una partita diciamo a tratti anche bella e giocata bene dall'Avellino, però ovviamente il pareggio in questo momento, magari in un altro contesto poteva anche far comodo all'Avellino vista la squadra che hanno affrontato, però magari tornare con i tre punti aveva un valore assolutamente diverso. C'è stata una buona reazione, questa la cosa fa ben sperare. Adesso domenica non bisogna assolutamente sbagliare, perché sennò poi credo che questo sia l'ultimo treno che Braglia potrà prendere, perché credo che dopo la partita di domenica, se non ci sarà un almeno il risultato positivo, anche se la prestazione in questo momento conta poco, credo che poi il presidente si inizierà a guardare intorno. Vincenzo, con me c'è il giornalista Pietro De Concilis, ti vuole fare una domanda. Ciao Enzo, ben trovato. Buonasera. Buonasera. Ciao, senti, no, ti volevo chiedere, visto che sono passate 10 giornate, forse il primo giro di boa della stagione, credi che siano sufficienti per andare a centrare quello che è il problema dell'Avellino, che non è esclusivamente Braglia, però siccome sappiamo nel calcio come funziona, 10 giornate sono sufficienti per capire qual è il valore tecnico sia della squadra sia dell'allenatore in questa stagione? Ma sicuramente 10 giornate significa che aver fatto già un quarto del campionato, e onestamente con la rosa che ha l'Avellino mancano 7 punti in classifica. Ovviamente il male della squadra non è solo Braglia, ma è anche un po' il rendimento che qualche giocatore sta avendo in questa prima fase del campionato, come dicevi tu. Adesso si stanno iniziando a recuperare calciatori importanti. Domenica è stato recuperato mi sfugge il nome adesso. Pescia? No, il Di Gaudio. Giocatore, quello che era infortunato Canute, che poi per Canute. Vabbè, sono tanti gli infortunati, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Qualche giocatore Carriero che ancora non è nella migliore forma, anche perché l'anno scorso io vedevo le partite e posso dire che Carriero in questo momento potrebbe essere un acquisto, anche perché quest'anno ancora non ha dimostrato il suo valore. Quindi con l'organico che hanno allestito, con i soldi che sono stati spesi, io credo che all'Avellino mancano un po' di punti in classifica. Il Bari sta facendo quello che deve fare, ma io, come dicevo anche in trasmissione lunedì, in questo momento non bisogna guardare il Bari, ma bisogna guardare la squadra che sta davanti all'Avellino e recuperare passo passo, domenica dopo domenica, quei punti di ritardo che ci sono con le squadre che stanno avanti, anche perché poi se si va a vedere la classifica è molto corta, bastano un paio di risultati positivi, un paio di vittorie per ritrovarsi terzi, quarti in classifica. Con me c'è anche Alessandro Clemente. Alessandro, vuoi fare una domanda a Vincenzo Moretti? Sì. Buonasera. Buonasera. Lei è stato uno degli specialisti su calci piazzati più importanti degli ultimi 20 anni dell'Avellino.
E oggi le partite l'80% si decidono sui calci piazzati. Secondo lei, il fatto che l'Avellino non riesce a volte ad alzare neanche un pallone su un calcio d'angolo o ad essere pericoloso, dipende solo da un fattore esclusivamente tecnico o anche da un fattore mentale? No, io credo che... parto da un presupposto. Oggi quando si fanno le rose, la prima cosa che bisogna andare ad individualizzare sono quegli uno o due calciatori che in una squadra ti fanno fare quel salto di qualità sulle palle da fermo, ma non solo in fase di realizzazione, anche mettere una buona, cioè un buon battitore di punizione laterale, un buon battitore di calci d'angoli, perché come diceva lei, oggi l'80% delle partite si risolvono sul calcio da fermo. Io credo che l'Avellino in questo momento non ha un leader in questo, come non ha un leader in campo, una persona che si prende la squadra per la mano e magari può fare la differenza in questo momento, perché poi Avellino è una piazza molto, molto particolare. Quindi credo che nella gestione della rosa questa valutazione non è stata fatta, anche perché l'Avellino ha un giocatore come Maniero che in area di rigore si fa rispettare molto, certo. Ma se a Maniero non vengono serviti i palloni dalle fasce, io credo che se noi vogliamo che Maniero dribbla tre avversari e poi ti fa il gol da 30 metri, non è nelle caratteristiche di Maniero. Quindi secondo me non è una questione mentale, ma è proprio una questione di caratteristiche di giocatori in questo momento. Vabbè. Andando al prossimo turno, Vincenzo, Avellino Paganese diventa un crocevia. La Paganese è una squadra scaltra, è una squadra insomma difficile. Più che altro è un derby, e i derby sono sempre partite particolari. Io ricordo negli anni in cui giocavo, magari ci siamo trovati a fare dei derby anche con noi che stavamo lottando per vincere il campionato e altre squadre che lottavano per l'obiettivo salvezza. Sono state sempre partite difficili da portare a casa, però l'Avellino domenica non può assolutamente permettersi il lusso di steccare questa partita, perché credo che sia alla sua portata. Cioè, se non si fa risultato domenica, allora vuol dire che bisogna dare uno scossone all'interno dell'ambiente, perché arrivati a questo punto purtroppo non è che possono pagare 21 giocatori, 22 quelli che siano, ma nel calcio sappiamo benissimo che a pagare è sempre l'allenatore. Quindi... Io mi auguro di no, perché comunque Braglia per me rimane un ottimo allenatore e spero che insieme alla squadra riesca ad uscirsene quanto prima da questo momento, perché credo che sia solo un momento poco felice. Io ti ringrazio, Vincenzo, di essere stato con noi ai microfoni di Radio Notte Serio. Ti auguro una buona serata. Ciao Enzo. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Radio Notte Stereo. Parole importanti quelle di Vincenzo Moretti, un esperto soprattutto della Serie C, quindi oltre ad essere un ex calciatore dell'Avellino, e come dicevo prima, non si è mai ex calciatori quando rimani legato ad un ambiente, sei sempre uno dei nostri, come Mauro Pantani, come Piero Fraccapani, che poi presto risentiremo perché ci sono rimasti nel cuore, sì. Appartengono a grandi vittorie. Appartengono alla storia del Avellino. E D'Agostino sappia che Avellino è una piazza di grandi vittorie, non di improvvisazioni, perché... E non lo dico solo io, ma anche Moretti, a modo suo, ha detto che insomma ci sono state delle improvvisazioni. Beh, se in Serie C non è tutto scontato come nel calcio d'altronde. E non basta comprare un nome, comprare un giocatore affermato. Bisogna conoscere la storia, bisogna conoscere la situazione, lo stato. Avere anche delle figure giuste nei posti giusti. Lo scouting è importante, Cesare. Noi non abbiamo un giocatore di una primavera di squadra di Serie A. Oggigiorno, ecco. La linfa, oltre ad avere i giocatori di categoria, te la danno questi giocatori di talento che tu devi andare a scoprire, devi andare a vedere. Solo Gagliano. Ecco. Andiamo appunto, accennato insomma con Moretti, la Paganese.
Pietro De Concilis, Avellino Paganese, che partita sarà? È una partita secondo me molto equilibrata. La Paganese ieri ha vinto 2-0 con il Potenza, ha interrotto una striscia negativa di 3 sconfitte di fila. Appunto. Ha recuperato uno Zito in grande forma ieri, è altro ex insieme a Castaldo. Ha perso Murolo, che era appena rientrato, che non ci sarà con l'Avellino. Però insomma hanno Castaldo, Piovaccari, là davanti sono Marco Firenze, obiettivo di mercato dell'Avellino in estate. Tutti i giocatori che voleva l'Avellino, però sono andati poi alla Paganese. E devo dire che hanno segnato anche subito appena sono arrivati, quindi avranno anche il dente avvelenato, secondo sì, me. Probabilmente. Io notavo anche un'altra cosa, stavo andando a rivedere la classifica. L'Avellino ha affrontato 6 delle ultime 8 squadre in classifica in questo momento, ha fatto solo 7 punti su 18. Questo la dice lunga su quello che il campionato dell'Avellino ha perso punti con le squadre che ora stanno peggio di lei in classifica. Appunto. Questo insomma è anche questo un fattore importante in chiave graduatoria. Naturalmente ti chiedo Pronostico. 1-0. 1-0 per noi. Sì. Gol di Dossena. Naturalmente chiedo anche ad Alessandro, Avellino Paganese, come te la immagini questa partita? Me la immagino una partita dura. Pensi che i tifosi in questi giorni, insomma, prima della gara, no, io penso che il tifoso possano fare pace con la... Il tifoso deve andare allo stadio per sostenere, perché poi hanno bisogno di una mano. Poi ovviamente alla fine della partita uno ha il diritto di fischiare e di dire la propria, ma fino al 90esimo e oltre si sostiene la squadra, secondo me. Vabbè, io penso che i ragazzi della Curva Sud hanno preso una posizione ben decisa, e questo è vero, ma stanno sostenendo, la squadra la stanno sostenendo. Ma assolutamente, questo no. I 70 di ieri a Catania hanno preso il traghetto alle 3 di notte per tornare. No, ma questa è una bella traversata. Allora deve essere la società che deve cercare di capire, insomma, le esigenze dei tifosi. Io mi sbaglio, Pietro? Sì, però in questo momento gli occhi sono puntati sul campo, Cesare, perché la società può fare qualcosa. Se le cose si dovessero mettere male anche domenica, a quel punto la proprietà deve intervenire assolutamente, ma non può intervenire sui 24 giocatori che ci sono adesso. Non si possono certo buttare tutti nel gabinetto per poi prendere, no, anche perché gli errori sono stati fatti prima, sì, quindi adesso è un po' difficile. Però bisogna lavorare, insistere sul carattere della squadra, sì, perché domenica noi affronteremo una squadra molto esperta, sì, molto, con tanta personalità. A noi al primo pallone ci sarà qualche fischio, ci scotterà tra i piedi, sì. Quindi loro dobbiamo essere bravi a trovare la forza, la personalità dentro di noi, l'intelligenza anche, ovviamente. Alessandro Aloi. Non mi piace parlare di sì. Sicuramente non è in forma, quindi non è in forma, è un ragazzo che l'anno scorso ci ha dato tanto, non mi piace sparrargli addosso perché può capitare a tutti un momento negativo. Dobbiamo sostenerlo, poi deve essere l'allenatore che deve fare le scelte. Se vede qualcuno che sta più in forma, è normale che deve preferire lui. Ma non, cioè, secondo me non è solo un discorso di singoli, di Aloi, di Maniero o di altri, è un discorso che proprio vedo in questa squadra, nella mancanza di personalità. Però in un momento del genere doveva essere, insomma, il capitano a rispondere anche alla stampa o ai tifosi comunque, o mi sbaglio? Cesare, questo, cioè, si è stato coraggioso a rispondere, però a volte le parole non servono, cioè a volte è meglio rispondere. Le risposte devono essere in campo, devono essere con le vittorie, con i fatti, ma anche può capitare di non vincere, perché il calcio è imprevedibile, ma se tu hai un atteggiamento con voglia di vincere in campo lo vedi, se tu hai sputato l'anima, se tu non hai paura di sbagliare un passaggio, ti viene meglio anche sbagliandolo. Dunque tu pensi che abbia... C'è un allenatore in caldo sicuramente, o mi sbaglio? In caldo pronto non ancora, però sono stati presi contatti con 3-4 allenatori. Chi sono? Beh, Vivarini io lo escludo adesso, ovviamente, a prescindere dopo tutto quello che è successo 2 settimane fa. Sono stati presi contatti con Venturato, ex Cittadella, escludo Serse Cosmi. Io ti escluderei questi nomi perché penso che ci siano altri nomi, un pochino anche più... meno di grido. Facciamoli. Io so di Modica. Anche è stato contattato Modica. Sì, sono stati anche Foscarini è stato telefonato 2 settimane fa, ad esempio, ce l'ha confermato anche Radio Punto Nuovo. Quindi siamo a una spiaggia per Baglia.
Cesare, ma quando fai una squadra che dice che vuole lottare per vincere il campionato, fa 7 pareggi e 2 vittorie e una sconfitta, mi sembra che siamo tornati ai tempi di Giaretto, L'anno di Giaretto abbiamo fatto 19 pareggi, per chi non se lo ricordasse, e di pareggio in pareggio siamo arrivati all'ultima giornata a salvarci a Marsala. Allora, la media della media attuale è 1,3. Se la vogliamo fare per 30... Quanti punti facciamo? Cerchiamo anche di essere un po' positivi, nel senso che bastano veramente pochissimo per rimettersi al passo non di, delle grosse, delle grandi. Però dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cambiare la nostra umiltà, dobbiamo cambiare la nostra voglia di vincere, dobbiamo cambiare il nostro parlare troppo. Scusa Alessandro, ma il cambiare marcia, chi deve cambiare la marcia? Tutti. Ma... Tutti, la testa si deve cambiare la marcia. Tutti, ormai dobbiamo compattarci, dobbiamo unirci, società, squadra, allenatore, se loro hanno veramente questa unione con Braglia, e possono farlo soltanto con i fatti. Ebbene, mi dovete dare il risultato esatto, Alessandro, il risultato esatto. Cattivissimo. Io spero... Pietro ha detto 1-0. Sì, spero in un 2-1. 2-1 Alessandro. Gol di Castaldo, scommetto. Ma peccato che non abbiamo ascoltato. Io impazzisco per Castaldo. Ho visto in 7 anni che sono stato fuori da Avellino, ho visto tantissimi attaccanti di Serie A. E ti posso dire, e lo dico con convinzione, su tutti quelli che ho visto, penso che anche rispetto a quelli di Serie A, solo 4-5 ne ho visti più forti tecnicamente. Ma tecnicamente, come personalità, leve lunghe, possa tenere palla, far gol, un giocatore stratosferico. Ma non ha fatto più di tanto strano. Vabbè, lui ha avuto un po' di limiti, qualche territoriale, si dice, poi i veri motivi li sa lui, ma vedere Castaldo, che ha 40 anni, in Serie C gioca ancora... È un piacere e una goduria per il calcio. È stato bello anche averlo sempre molto vicino. Quindi, come diceva un mio amico Marcata Junior, al di là, ovviamente parliamo solo di fattore tecnico, poi ognuno ha le sue idee. Domenica marchiamo Castaldo. E non solo, si spera. L'amico era Giuseppe Argenio, che riposa in pace, e lo teniamo sempre nel cuore. Proprio nel nome di Giuseppe Argenio voglio chiudere questa trasmissione, perché lui era un tifosissimo e sicuramente sarebbe stato lì, insomma, domenica a tifare i lupi, inveire Giuseppe... contro quelli che in campo non ce la facevano. Avrebbe sicuramente invitato qualcuno a trovarsi un lavoro. Ecco, detto verso con le sue parole, detto in italiano. Caro Giuseppe, ti teniamo sempre nel cuore, amici e amiche di Avellino. Io vi auguro una buona serata, risentirci a lunedì sera ore 18. Radio Notte Stereo. A mente fredda. Commenti sulla partita dell'Avellino.